Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura i numeri dell'emergenza coronavirus, perché nel bollettino quotidiano ci sono numeri record per quanto riguarda i decessi, con il secondo dato più alto dopo giovedì scorso. Crescono i positivi di 442, mentre sono in diminuzione i ricoveri. Il CTS nazionale nel frattempo raccomanda al governo misure più restrittive per contenere la pandemia. Quindi vediamo insieme il servizio. Dopo giorni di costante aumento, scendono i ricoveri in Abruzzo. Sono 26 in meno rispetto a 24 ore fa, quelli in area medica e uno in meno in terapia intensiva. I numeri comunque restano elevati. Nei reparti Covid attualmente sono ricoverati 631 pazienti, mentre quelli più gravi che hanno avuto la necessità di ricorrere alla terapia intensiva sono 86. Ancora molto alto il numero dei decessi comunicati dalle ASL. Rispetto a ieri sono 25. Si tratta di uno degli incrementi più consistenti assieme a quello di 27 registrato giovedì scorso. Per quanto riguarda i nuovi contagi, oggi si attestano a 442 grazie alle analisi di 5.458 tamponi molecolari e di 1.848 test antigenici. Il tasso globale di positività è poco superiore al 6%, ma considerando soltanto i tamponi molecolari è oltre l'8%. Le località con più casi sono Montesilvano 27, Pescara 26, Roseto degli Abruzzi 26 e Francavilla al Mare 22, 19 i casi all'Aquila, 16 a Chieti e altrettanti a Teramo. A livello provinciale l'incremento più consistente nel Chietino più 140, seguito dal Pescarese più 112, dall'Aquilano più 95 e dal Teramano più 93. Gli attualmente positivi sono 13.107, scendono solo di 9 unità. I guariti sono 42.046 e aumentano di 425. Sul fronte nazionale esprime grande preoccupazione per l'evoluzione della pandemia il CTS, che torna a richiedere un innalzamento delle misure su tutto il territorio nazionale e la riduzione delle interazioni fisiche e della mobilità, ma dalle indiscrezioni riportate dall'ANSA non sarebbe stato suggerito al governo un nuovo lockdown. Fronte vaccinazioni, a Montesilvano è partita la campagna vaccinale per il personale docente e non docente che proseguirà nei prossimi giorni. Domani parte anche a Francavilla, ma noi torniamo a Montesilvano e andiamo a vedere il servizio di Paolo Renzetti. E noi siamo felici, siamo stati subito disponibili nel momento in cui l'ASL ci ha chiesto di fare la vaccinazione a tutto il personale scolastico della provincia di Pescara. Quindi noi abbiamo accettato questa ulteriore incombenza e però abbiamo chiesto e concordato con loro la possibilità di evitare di fare 7.000 telefonate, perché di questi sono i numeri di cui stiamo parlando. Quindi abbiamo predisposto un software attraverso il quale i docenti possono registrarsi per stabilire e scegliersi l'orario preciso dell'appuntamento, quindi ogni 15 minuti loro vengono, si portano il modellino e riescono in poco tempo ad effettuare il loro vaccino. Nel contempo proseguite con la vaccinazione degli over 80. E adesso abbiamo per qualche giorno sospeso la vaccinazione degli over 80. Nel momento in cui finiremo il grosso del corpo scolastico, riprenderemo i vaccini per i nostri anziani. E adesso la ASL, perché al momento mancano qualche migliaio di posti per i docenti, ci ha dato disponibilità di ulteriori medici e presumibilmente già in questa settimana, la mattina, potremo chiudere tutti il personale scolastico. C'è stato anche qualche problema in questi giorni, come naturale che sia in questi casi? Allora, qualche problema diciamo che è stato creato, per il mio modesto parere, ad arte dalle politiche avverse, diciamo così. Noi sapevamo che venerdì dovevamo vaccinare 360 persone legate al mondo scolastico e questa disponibilità l'abbiamo avuta soltanto giovedì pomeriggio sul tardi. Quindi abbiamo appunto inviato una serie di messaggi che spiegavano ai docenti come dovevano prenotarsi sul sito del comune, tant'è che poi abbiamo riaperto tutte le prenotazioni anche per i giorni a seguire. Quindi ripeto, secondo noi sono solo polemiche strumentali. Questo messaggino che ci viene contestato è stato girato a tutti,
non soltanto ai professori di Montesilvano, ma io personalmente l'ho girato in una chat dove ci sono un centinaio di, in due chat dove ci sono un centinaio di amministratori di tutta la provincia di Pescara, e quindi sappiamo benissimo che oggi con un messaggio su WhatsApp si raggiungono più persone di un'ordinanza scritta dal sindaco che magari in pochi vanno a leggere. A proposito di vaccinazioni, in Abruzzo la vaccinazione prosegue secondo il programma e nella media nazionale, dice il presidente della regione Marsilio. Fino a pochi giorni fa abbiamo tenuto il freno a mano tirato perché non c'era certezza negli approvvigionamenti, prosegue il governatore, ma ieri finalmente ci è stata data dal commissario Figliuolo la notizia che gli approvvigionamenti non solo saranno regolari ma cominceranno anche ad aumentare. Queste le parole del presidente Marsilio rilasciate a Sky TG24. Da ieri abbiamo dato disposizione di fare tutte le dosi di AstraZeneca perché il richiamo arriva dopo 90 giorni e abbiamo piena garanzia che saremo approvvigionati per fare le seconde dosi. Quindi il numero medio di vaccinazioni, prosegue Marsilio, aumenterà quotidianamente. Siamo passati in due settimane da 1.500-1.800 vaccinazioni a oltre 6.000 e siamo in grado di raggiungere le 10.000 al giorno, soprattutto, conclude il presidente, se il governo manterrà gli impegni presi. Ma le polemiche continuano. Rifondazione Comunista critica la gestione della campagna vaccinale nella nostra regione ed in particolare quella per il personale scolastico. Di Sante, Rifondazione Comunista critica anche in maniera aspra la campagna vaccinale della Regione Abruzzo, anche e soprattutto in riferimento a quello che sta accadendo a Pescara e Montesilvano. Perché queste critiche? Perché Marsilio e Verì hanno fallito la campagna vaccinale, perché non esiste un cronoprogramma, non esistono criteri e manca trasparenza. E quindi poi chi arriva primo fa. E siamo ormai all'assurdo, dove ogni ASL sceglie il suo criterio, all'ASL dell'Aquila si fa per sorteggio, e a Pescara per esempio per gli insegnanti si è cominciato con un criterio al Palabecci, si è proseguito con un altro, con la lotteria dei click a Montesilvano, per il personale scolastico. Questo è quantomeno assurdo, perché la vaccinazione non può essere legata a chi meglio si organizza. Una vaccinazione che ha riguardato soprattutto fino a questo momento i cosiddetti fragili, la popolazione anziana. Da questo punto di vista però molti anziani sono stati già vaccinati. Ma questo non ha riguardato ancora le persone fragili, perché le persone fragili con disabilità e anche gravi non ancora vengono vaccinate, e tutto di là da venire un piano per la loro vaccinazione. Non è stata somministrata ancora la seconda dose a molti ospiti di residenze sanitarie e al personale socioassistenziale. Ad esempio, quello che è accaduto a Montesilvano è che per poter vaccinare il personale scolastico di tutta la provincia di Pescara è stata bloccata la vaccinazione degli ultra ottantenni, quindi sono stati dei fortunati 1.300 che hanno già avuto il vaccino e altri over 80 che devono avere il vaccino, che invece aspetteranno la fine del personale scolastico. Questo perché? Perché uno, c'è una carenza di vaccini. E quindi noi chiediamo che l'Italia firmi insieme a Sudafrica e India per sospendere i brevetti e cominciare a produrre i vaccini nelle aziende farmaceutiche qui in Italia, quelle tecnologicamente avanzate. Due, manca il personale per somministrare i vaccini. È vergognoso che siano i sindaci a dover fare appelli per infermieri e medici e rifarsi sul personale volontario. Tre, lo ribadiamo, Marsilio e Verì hanno fallito perché non c'è un cronoprogramma, non c'è un criterio, non c'è trasparenza. Ed oggi la concomitanza dell'entrata in vigore del nuovo DPCM del governo Draghi e dell'ordinanza aggiornata del presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha creato caos e confusione sulle regole da seguire. Il provvedimento regionale soddisfa parrucchieri ed estetisti ma scontenta i commercianti. Nel frattempo i genitori sono alle prese con le chiusure delle scuole e con le ordinanze dei sindaci ancor più restrittive, che chiudono anche i nidi, le scuole nido e le scuole dell'infanzia per quanto riguarda soprattutto i comuni dell'area metropolitana. Allora andiamo a vedere insieme il servizio.
primo giorno con il nuovo DPCM firmato dal Premier Draghi, provvedimento che resterà valido fino al 6 di aprile e che conferma il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, estendendo il divieto di spostamento fra le regioni fino al 27 di marzo. Abruzzo che si conferma bicolore, arancione per il governo nazionale, ma con diverse città arancione scuro per provvedimento della regione che ha esteso l'ordinanza restrittiva già in vigore. In riferimento al DPCM nazionale, nelle zone rosse è sospesa l'attività in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado e in Abruzzo il presidente della regione, anche per le zone arancione scuro, ha deciso che soltanto gli asili resteranno aperti, eccezion fatta per alcuni comuni come Chieti, Montesilvano e Pescara, dove i sindaci hanno deciso di chiudere non senza polemiche. Stop anche ai servizi alla persona per quanto riguarda l'ordinanza nazionale, ma anche qui l'Abruzzo farà eccezione perché l'ordinanza regionale firmata ieri sera dal presidente Marsilio consente a parrucchieri ed estetisti di restare aperti. Dal 27 di marzo poi potranno riaprire cinema e teatri nelle aree gialle, secondo il DPCM del governo, con una capienza del 25% ed un massimo di 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso. Una data, quella di fine marzo, che l'Abruzzo ha fissato sul calendario come probabile ritorno alla zona gialla. In questo tourbillon di DPCM, di ordinanze, di divieti e di concessioni, non è mancata la confusione, così come non mancano le critiche all'ordinanza regionale, che vale dal 7 per le nuove zone arancione scuro, mentre vale già da subito per quelle che erano già in restrizione. La reprimenda verso il governo regionale arriva dalla Confcommercio di Pescara, che parla di un'ordinanza confusa, iniqua e che continua a penalizzare solo il settore del commercio. Abbiamo accettato con pazienza per tre lunghe settimane le restrizioni previste nella zona rossa per il bene di tutti, ha detto il presidente di Confcommercio Pescara Riccardo Padovano, ma ora con un indice RT da zona gialla e tante evidenze che dimostrano che la stragrande maggioranza dei contagi avviene fra le mura domestiche o in ambiti in cui si allenta l'attenzione all'uso delle mascherine, non possiamo più accettare, conclude Padovano, la chiusura delle attività commerciali che rispettano rigidi protocolli che di fatto rendono quasi impossibile il contagio. Soddisfazione invece viene espressa dalla CNA, che ha dato indicazione ai propri associati di aprire normalmente le attività di barbiere, parrucchiere ed estetista alla clientela, rispettando così l'ordinanza firmata dal presidente della regione Abruzzo. La CNA invita le amministrazioni comunali interessate a consentire l'applicazione dell'ordinanza regionale superando una situazione di confusione che si è venuta a creare sul territorio regionale. A detta sempre della CNA, l'ordinanza della regione prende atto del migliorato quadro epidemiologico e riconosce la bontà delle misure di salvaguardia della pubblica salute adottate dalla categoria con i protocolli utilizzati. Ed ora voltiamo pagina. Suicidio nella casa circondariale di Vasto, dove un detenuto ha deciso di togliersi la vita. Le condizioni di vita all'interno delle celle restano critiche ad un anno dalle rivolte, lo ricorderete, nelle carceri italiane, durante le quali morirono 14 detenuti. Del servizio è di Giuseppe Dindino. Ennesimo suicidio in carcere. Un detenuto, di quel momento non si conosce l'identità, si è ucciso nella prima sezione del carcere di Vasto, impiccandosi nella sua cella. A renderlo noto è il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Il suicidio costituisce solo un aspetto di quella più ampia e complessa crisi di identità, sottolinea il Comitato Nazionale per la Bioetica, che il carcere determina alterando i rapporti e le relazioni, disgregando le prospettive esistenziali, affievolendo progetti e speranze. Proprio il suicidio è spesso la causa di morte più comune nelle carceri. Negli ultimi 20 anni sono stati più di 23.000 i tentati suicidi e quasi 190.000 gli atti di autolesionismo nei penitenziari. L'amministrazione penitenziaria non ha affatto migliorato le condizioni di vivibilità nelle celle, ha dichiarato il segretario generale del SAPPE Donato Capece, il quale propone di consentire maggiori possibilità lavorative ai detenuti e non solo alle dipendenze del DAP. E il Covid non ha fatto altro che peggiorare la situazione nelle carceri. La notizia del suicidio a Vasto arriva nei giorni del primo anniversario delle rivolte dei detenuti sedate dalla celere, in cui persero la vita 14 detenuti a Modena. Benché i report ufficiali attribuiscano le morti all'abuso di farmaci, l'esposto in procura di 5 detenuti trasferiti poi ad Ascoli attribuisce responsabilità alle forze dell'ordine, raccontando di pestaggi di massa su persone inermi, di spari anche ad altezza d'uomo con le armi in dotazione,
situazione di manganellate che hanno causato traumi e lesioni che, complice l'omissione di soccorso, hanno portato alla morte dei detenuti. In seguito all'esposto, i cinque sono stati trasferiti nuovamente a Modena e posti in isolamento, mentre la procura ha richiesto l'archiviazione del procedimento. E adesso siamo arrivati allo sport, partiamo dal calcio di Serie B con la partita di questo pomeriggio all'Adriatico Cornacchia, dove il Pescara non riesce a dare seguito al blitz di Cittadella e cade contro la Spal per 0-1, decisivo un rigore in apertura dell'ex Valoti e la direzione di gara di La Penna di Roma 1 che ha concesso agli estensi un rigore inesistente. Pescara che ha poi giocato più di un tempo in 10 per l'espulsione di Drudi. Vediamo tutto nel servizio. Si conferma stregato lo stadio adriatico Giovanni Cornacchia per il Pescara, che perde anche al cospetto della Spal Sprecona e che viola il campo abruzzese grazie ad un rigore contestato e trasformato da Valoti dopo 8 minuti di gara. Resta così complicatissima la situazione di classifica del Delfino, con all'orizzonte la gara esterna con il Pordenone. Agli ordini di La Penna di Roma si parte a buon ritmo con le due formazioni in campo, con il 3-5-2. All'ottavo fallo molto dubbio in area abruzzese di Scogliamiglio su Mora. Rigore secondo il direttore di gara romano, che indica il dischetto dove si porta Valoti, che calcia trovando il tocco di Fiorillo, che però viene superato dal pallone. Spalle in vantaggio, ennesima partenza casalinga ad handicap del Delfino. Al 12° proteste abruzzesi per un sospetto tocco in area con la mano di Ranieri sugli sviluppi di un corner, con il direttore di gara che lascia però proseguire. Al 13° il Pescara rischia la frittata con un batti e ribatti dalle parti di Fiorillo dopo un tiro di Mora. Il portiere del Pescara alla fine riesce ad abbrancare il pallone. Quando attacca la squadra di Marino crea problemi in area abruzzese. I padroni di casa collezionano solo calci d'angolo, senza però riuscire ad impensierire Tiam. Rispetto ai primi minuti però attacca ora la squadra di Grassadonia, pur senza pungere. La formazione ospite non sta a guardare e prova a ripartire in contropiede, anche se per diversi minuti non accade nulla prima del nervoso finale di tempo. Al 44° ci sono infatti scintille fra Drudi e Mora, con il direttore di gara che estrae il secondo giallo e il conseguente rosso all'indirizzo del difensore del Pescara. Biancazzurri che restano in 10 e passa appena un minuto con gli ospiti, che poi arrivano ad un passo dal raddoppio con Bellanova che salva sulla linea dopo un tocco di Missiroli. Per gli abruzzesi un finale di tempo al veleno, Pescara 0, Spal 1. Nella ripresa ospiti in campo senza i due ammoniti Ocoli e Valoti, sostituiti da Tomovic ed Esposito. La reazione dei biancazzurri però si fa attendere. Al 10° arriva il turno di Seterre e Rigoni, che prendono il posto di Giannetti e Dessena, mentre in campo accade però ben poco, con la Spal a gestire senza assilli il minimo vantaggio. Marino gioca al 13° la carta Paloschi al posto di Di Francesco, mentre il trascorrere lento e inesorabile dei minuti non regala grandi emozioni, con Asensio che al 17° grazie alla sua ex squadra mettendo il pallone in area al lato. Al 25° Paloschi, entrato da poco sul terreno di gioco, l'occasione per chiudere il match, ma Fiorillo salva in calcio d'angolo. Dall'altra parte resta invece inoperoso Tiam e così Grassadoni tenta il tutto per tutto mandando sul terreno di gioco Maestro, Galano e Memusciai. Gli effetti del triplo cambio non producono però grandi risultati, visto che sono ancora gli ospiti ad andare alla conclusione al 31° con Sala, che trova la parata dell'estremo biancazzurro. Al 39° sugli sviluppi di un calcio d'angolo Gut in area mira all'angolino e mette il pallone al lato sfiorando il gol del pareggio. Passa un minuto e Seter se ne va sulla destra e poi calcia con Tiam, che para a terra compiendo così il suo primo vero intervento della gara. Nel finale l'infruttuoso e confuso forcing del Pescara produce solo a tempo scaduto una rovesciata di Rigoni deviata in angolo prima del triplice fischio finale di La Penna, che certifica l'ennesimo KO casalingo del Pescara. Ormai purtroppo non ci ritorna nulla indietro, e sarà chi di dovere che andrà a segnalare l'eventuale errore del... Io voglio concentrarmi invece su quella che è stata la partita dei ragazzi. Secondo me è una partita importante, hanno avuto un piano gara secondo me molto buono e meritavamo assolutamente qualcosa in più, insomma. La squadra ha saputo stare in campo, abbiamo cambiato anche qualcosina sulla fase di non possesso cercando di essere un po' più aggressivi, e la squadra stava facendo bene, abbiamo avuto le nostre occasioni. Affrontavamo una squadra
forte, ma penso che lo sia stato anche il Pescara, e al secondo tempo addirittura in 10 uomini ha saputo fare una gara completamente diversa, mai provata fino ad oggi, quindi sono stati bravi ragazzi a rimanere compatti e a crederci fino alla fine. Poi questa la lasciamo alle spalle, resta assolutamente la prestazione, e da qui dobbiamo ripartire lunedì, perché ci sono ancora 11 partite e questa squadra è fortemente viva. Ah, per quanto riguarda Drudi, penso che ogni commento sia superfluo, insomma, sbagliato, è grande, è vaccinato, poi quello che ci diremo lunedì resterà all'interno degli spogliatoi, ma ha fatto una grande sciocchezza. E adesso la Serie C, domani scende in campo il Teramo al Bonolis, arriva il Catanzaro, primo di 3 scontri complicati per il Diavolo. Tanti assenti tra i biancorossi, oltre agli squalificati Bombaggi e Piacentini, out anche Birligea, Lasic, Soprano, Minelli, Cappa, Valentini e Di Matteo. Ci sarà Mungo davanti con Pinsauti. Nei calabresi out per squalifica Carlini, autore della rete decisiva nella gara di andata. Vediamo il servizio. Mi aspetto una partita difficile per la caratura tecnica dell'avversario. Il Catanzaro è una squadra costruita per vincere il campionato. Hanno fatto una squadra veramente forte, e quindi domani sarà una partita difficile per noi. Questo conta poco, la difficoltà della partita, perché poi saranno le motivazioni che faranno la differenza. Anche contro squadre meno di caratura, meno tecnica, se non hai le giuste motivazioni puoi far male, quindi la cosa che conterà sarà avere le motivazioni giuste a prescindere da loro, che sono una squadra, ripeto, fatta per vincere il campionato. E giochiamo contro 3 avversarie probabilmente sulla carta più forte di noi, e quindi metteranno alla prova il nostro carattere e anche la nostra organizzazione tattica, tecnica. Quindi sì, sono 3 partite importanti. Dico che di guardare partita dopo partita, perché credo molto nel vivere il momento. Vorrebbe non avere infortuni, però ce l'ha, soprattutto quando lavori ad alta intensità come facciamo noi, perché la nostra squadra, per competere, deve star bene fisicamente, e per star bene fisicamente devi allenarti, devi uscire dalla zona di comfort, e è così che migliori. Mister, stavo guardando un po' il girone di ritorno del Catanzaro, o vince o perde, allora ti chiedo, firmeresti per un pareggio? Ah, boh, onestamente non so che rispondere, penso di no, perché non posso chiedere alla mia squadra, giochiamo per pareggiare, ogni giorno lavoriamo e lottiamo per vincere le partite. E quindi giochiamo per vincere, poi può succedere tutto, ma... No, dico, se è un risultato che comunque, non perché si scende in campo per pareggiare, ci mancherebbe, se è un risultato che ti lascerebbe al 91esimo soddisfatto. Dipenderà dall'andamento della partita, dipenderà da come andrà la partita. A oggi ti dico no, vogliamo vincere. Domani, se la partita andrà in una certa maniera e riusciremo a pareggiare in extremis, ti dirò, abbiamo ottenuto un gran pareggio, oggi ci siamo preparati per vincere. Non so se ci riusciremo, ma daremo l'anima. Adesso la Serie D, ennesimo rinvio per il Pineto, che domani non giocherà contro l'Avastese. Negli altri incontri, trasferta a Fiuggi per il Pineto, mentre Castelnuovo e Giulianova sono a caccia dei 3 punti sul campo amico. Vediamo il servizio di Jacopo Forcella. Con l'ennesimo rinvio del Pineto, che non permetterà la sfida del Mariani Pavone contro l'Avastese, la quarta giornata del girone di ritorno in Serie D vedrà ancora una volta solamente 3 abruzzesi in campo. 2 che hanno recuperato mercoledì, alcuni dei match rinviati nelle settimane scorse. L'unica che non ha recuperato mercoledì è il Castelnuovo, che va al Civitelle sul terreno di gioco di quell'agnonese battuta in settimana per 2-3 dalla Giulianova. Alto Molisani in clamorosa difficoltà, a 3 punti in classifica, e Nero Verdi che sul fronte opposto qualche ora fa hanno salutato Lorenzo Sbarbati, che si è trasferito a Vado, Serie D, ma girone A. Con l'addio dell'attaccante destinazione Liguria, il Castelnuovo avrà una freccia in meno davanti, ma l'11 di Guido Di Fabio ha dimostrato di saper fare molto bene anche senza le 2 bocche da fuoco che aveva individuato ad inizio anno. Lo stesso Sbarbati e Titone, già da qualche settimana arrecanati.
Dopo il successo rocambolesco con l'Agnonese per il Giulianova, gara interna contro il Tolentino che ha bloccato mercoledì la corsa del Notaresco. Giallorossi rinfrancati dai tre punti ottenuti in Molise che lanciano la squadra di Bitetto verso una rincorsa salvezza ancora complicata ma non impossibile. Il Giulianova a centrocampo dovrà rinunciare a De Cerchio, espulso alla Civitella e fermato per un turno dal giudice sportivo. Così come dalla parte opposta il doppio giallo del Vincenzo Savini toglierà Tizzi dalla disponibilità dell'allenatore Cremisi. I giallorossi devono cercare di ottenere la posta in paglia intera perché finora mai tra Fadini e Castrum sono riusciti a centrare i tre punti sul campo amico. Solo due pareggi con Fiuggi e Vastese, troppo pochi per poter costruire la rimonta. E proprio il Fiuggi sarà l'avversario del Notaresco fermato dal Tolentino mercoledì. La squadra di Massimo Epifani non è riuscita a sfruttare la superiorità numerica salvata nel secondo tempo dal solito Banegas, sempre più leader nella classifica dei marcatori. I laziali hanno avuto la possibilità di preparare il match senza infrasettimanale di recupero e sono formazione ostica come ha dimostrato domenica scorsa all'Aragona. I rossoblu sul fronte opposto sono a meno 3 dalla capolista a Campobasso, ma adesso con una gara in più disputata, 19 contro 18. Il rischio è che non sfruttare tutte le occasioni a disposizione possa dare strada libera ai molisani di Mirko Cudini. Per questo serve risultato pieno al Capoi Prati. Sempre più complessa la situazione in casa Pineto per la programmazione dei recuperi, visto che le gare non disputate dai biancazzurri con quella di domani diventano addirittura 8. Difficilissimo da qui in avanti trovare gli slot per coniugare turni di campionato e recuperi in serie. Il primo potrebbe essere tra 8 giorni contro l'Olimpia Agnonese, per questo la sosta consente di programmare una settimana intensa. Mercoledì 10 infatti si recuperano Porto Sant'Elpidio Olimpia Agnonese, Matese Giulianova, Rieti Monte Giorgio e Vasto Girardi Tolentino. Domenica, oltre ad Agnonese Pineto, in programma anche Castelfidardo Fiuggi, Porto Sant'Elpidio Monte Giorgio e Campobasso Recanatese. È tutto per questa edizione del TG6, grazie per essere stati con noi. Se volete on demand ci sono i nostri servizi sul canale YouTube dell'emittente, sul sito tv6.it, sui nostri social. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento con i nostri programmi.